Buon pomeriggio e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di politica perché continuano le polemiche sulla incompatibilità della Presidente della Regione Abruzzo e Senatore Luciano D'Alfonso. Forza Italia continua a chiederne le dimissioni per consentire il ritorno al voto in Regione. Per gli azzurri è ormai palese l'impossibilità di mantenere il doppio ruolo istituzionale, il servizio di Giovanni Minicozzi. Si stringe il cerchio intorno a Luciano D'Alfonso per il suo doppio incarico di senatore e presidente della regione. Dopo Lega e Movimento 5 Stelle, infatti, puntano i piedi anche Forza Italia e l'aspirante candidato alla presidenza Fabrizio Di Stefano. D'Alfonso si dimetta senza attendere l'insediamento della giunta delle elezioni del Senato, ha tonato il coordinatore degli azzurri Nazario Pagano. L'incompatibilità di D'Alfonso è palese ed è evidente come previsto dall'articolo 122 della Costituzione, ha aggiunto il senatore. Mi auguro, ha concluso Pagano, che D'Alfonso metta fine a questo cattivo esempio di occupazione di più poltrone contro ogni logica, contro ogni legge e soprattutto contro il buonsenso. Dichiarazioni pesanti sul doppio incarico di D'Alfonso anche da parte di Fabrizio Di Stefano, ex PDL, oggi impegnato con i movimenti civici, il quale peraltro non nasconde il suo obiettivo per le prossime elezioni regionali. Anche il post che ha pubblicato oggi, in cui all'esito del rinvio della sentenza per il TAR, da lui chiesto e accolto, credo che la faccia tosta non abbia confine. È talmente palese la incompatibilità tra i due ruoli. Io credo che anche i dirigenti che firmano gli atti di giunta col presidente D'Alfonso, ma anche le determine con cui pagano ad esempio le sue trasferte, i suoi movimenti, la macchina di servizio e quant'altro, credo che siano passibili anche di denunce alla Corte dei Conti. Quello che è più grave è che tutti gli atti che in questo momento sta assumendo, anche di carattere importante, potrebbero essere inficiati. I comuni che stanno in questi giorni ricevendo lettere di finanziamenti presunti o reali potrebbero vedersi annullate queste pratiche. Insomma, viviamo in una situazione di caos oltre che di ridicolo, perché andare francamente più volte su Striscia la Notizia, su Le Iene, su altri programmi per la satira che il presidente D'Alfonso sta mostrando, credo che non venga certamente a pregio e a onore né dell'Abruzzo né tantomeno al suo. Se di lui non mi importa granché, dell'Abruzzo credo che mi importi molto. Lei è pronto per una nuova campagna elettorale e per la candidatura alla presidenza della regione? Io, come ho già avuto modo di dire, ho messo la mia disponibilità a disposizione del centrodestra unito per questa sfida. Credo di averne esperienza perché ho fatto per 8 anni il consigliere regionale di maggioranza e di opposizione, ho fatto il parlamentare, ho conoscenza della materia, ritengo che posso essere utile al centrodestra e all'Abruzzo. Noi abbiamo un problema importantissimo da affrontare e cioè risollevare un Abruzzo che 4 anni e mezzo di gestione di D'Alfonso l'ha scapitollato negli ultimi gradini di qualunque classifica e graduatoria regionale e a livello nazionale. Sto mettendo su un progetto politico che credo interessante, ho un team che sta lavorando per un programma di governo importante e che possa dare risposte alle tante drammaticità abruzzesi, da quelle sanitarie che sono veramente disastrosi in Abruzzo, a quelle occupazionali che non sono da meno, a tanti altri fattori. Beh, questa è la sfida e questa è la politica. Poi sui nomi vedremo dopo. Io ci sto qui, vedremo. Ci spostiamo all'Aquila adesso, continuando sempre a parlare di politica, perché Amerigo Di Benedetto, ex candidato sindaco, lascia il Partito Democratico, sceglie di aderire al movimento Passo Possibile. Vediamo. A distanza di un anno dalle elezioni amministrative, il Passo Possibile, il gruppo di opposizione del Consiglio Comunale dell'Aquila, si rafforza in nome di un nuovo corso e progetto politico all'interno dello stesso centro-sinistra.
Il Passo Possibile ha infatti acquistato pezzi da 90 del Partito Democratico. Americo Di Benedetto, ex candidato sindaco per il centro-sinistra alle scorse elezioni amministrative, Emanuela Iorio, già assessore della Giunta Cialente e candidato più votato del PD in Consiglio Comunale, Tonino Nardantonio, punto di riferimento della sinistra locale nelle frazioni. La mancanza di dialogo e condivisione delle scelte all'interno del PD locale e regionale e lo sbandamento del partito a livello nazionale sono i due temi portanti della ricomposizione nel nuovo progetto politico, vissuto da ognuno dei protagonisti secondo la propria esperienza e aspirazione politica. Io vedo, ho visto nebulosità sull'operato della regione, per esempio, non da parte di chi fa riferimento alla città dell'Aquila, ma a un livello un po' più diffuso, che ha poi prodotto quella situazione incomprensibile pure della competizione al Parlamento, al Senato nello specifico, del Presidente della Giunta regionale. Io ero fermamente contrario, sapevo che ci sarebbero stati dei problemi perché c'era un misurare la forza in un discorso totalmente diverso. Noi dovevamo andare a raccogliere il lavoro fatto in Regione, la parte buona del lavoro, invece ci siamo confrontati su una posizione politica che lascia invece ai sentimenti, diciamo così, del consenso, che sono poco legati alle logiche dell'attività amministrativa, e oggi stiamo amministrando da sconfitti, che è una cosa che non è mai accaduta in politica. Vogliamo restare con la gente, vogliamo continuare quel progetto che sia alle primarie che al primo turno abbiamo sostenuto con Americo, cercando di riportare la politica tra la gente, la politica quella che parla con la gente, cosa che ultimamente nel Partito Democratico si è perso. Il partito leader dell'inclusione, di ascoltare tutti, sentirsi inascoltata è stata per me molto dura, quindi questo è uno sfogo, diciamo però ragionato. 10 importanti investimenti infrastrutturali a totale carico dello Stato, attesi da 40 anni in Abruzzo per un importo di 5,5 milioni di euro. Li ha illustrati questa mattina in conferenza stampa il presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso. Vediamo. Io sto facendo in modo, attraverso l'attività amministrativa, che nulla possa essere revocato della notevole massa finanziaria che noi abbiamo attratto all'Abruzzo. Parliamo in 52 mesi di circa 3 miliardi di euro. Oggi abbiamo avuto conferma di un ulteriore tranche di finanziamenti concernenti investimenti riguardanti l'edilizia scolastica, investimenti riguardanti il patrimonio sportivo della nostra regione, della messa in sicurezza di giacimenti anche ambientali e turistici. Parliamo di risorse per quanto riguarda Tollo, Arielli, Abateggio, Cerchio, Roccaraso, Cugnoli, Montesilvano. Ma voglio anche mettere in evidenza come per la prima volta abbiamo avuto risorse attese da 20 anni per la palestra del Corradino d'Ascanio a Montesilvano e per la palestra per il liceo scientifico Galileo Galilei a Pescara. 20 anni di attesa per avere queste risorse, così come 600.000 euro di piattaforma informatica per il soggetto aggregatore. Sono tutte risorse a carico del bilancio dello Stato che ieri la Corte dei Conti ha pienamente validato circa la copertura contabilistica. Da oggi le amministrazioni possono procedere a fare i bandi di gara e ad assumere gli obblighi giuridicamente vincolanti. La prossima settimana faremo una nuova conferenza stampa, poiché abbiamo avuto anche lì contezza di copertura contabilistica validata dalla Corte dei Conti per una serie di opere riguardanti Francavilla, Roseto, riguardanti la Fondo Valle Sangro Ferroviaria, riguardanti il porto di Pescara, riguardanti cioè quel numero di investimenti che abbiamo sottoposto al nostro lavoro nelle ultime settimane. Allora io sto rimanendo a fare le due attività, anche con una fatica fisica che non mi spaventa, perché voglio rendere irrevocabili le risorse, voglio rendere i dossier amministrativi capaci di portare alla cantierizzazione. E questo è quello che oggi ho comunicato, avendo accanto i sindaci e i vertici scolastici. Cronaca adesso: il giudice del Tribunale di Chieti, Isabella Maria Lieri, ha condannato a
30 anni di reclusione. Francesco Marfisi, il 51enne di Ortona, che il 13 aprile 2017 aveva ucciso a coltellate la moglie Letizia Primiterra e l'amica di lei Laura Pezzella, che vedete in foto. Il PM Giancarlo Ciano, nella sua requisitoria, aveva chiesto la condanna all'ergastolo. Il giudice quindi ha ritenuto l'uomo colpevole dei due omicidi, non riconoscendo però tutte le aggravanti proposte dalla pubblica accusa. Ad orientare il processo è stata soprattutto la perizia disposta dal giudice, secondo cui Marfisi, quando uccise la moglie e l'amica di lei, era pienamente capace di intendere e di volere. Alle parti civili, cioè ai due familiari delle due donne, è stato riconosciuto un risarcimento di 200.000 euro destinato a Manuel Primiterra, di 150.000 euro a Mirko Primiterra e di 150.000 euro a Tiziano Primiterra, padre di Letizia. 100.000 euro a testa invece sono stati riconosciuti ai due figli di Laura. Cambiamo argomento, ma sempre cronaca. Accusa e difesa si confrontano oggi, stasera o al massimo domani. La sentenza di secondo grado sull'omicidio di Vasto, che vede imputato reo confesso Fabio Di Lello per l'omicidio di Italo Delisa, che in un incidente stradale provocò la morte della moglie di Di Lello, Roberta Smargiassi. Nella scorsa udienza la Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila ha ascoltato il professor Renato Ariatti, consulente tecnico ufficio incaricato dai magistrati del capoluogo di eseguire la perizia finalizzata ad accertare se l'imputato fosse capace di intendere e di volere al momento dell'omicidio del 21enne vastese, freddato, lo ricorderete, a colpi di pistola il 1 febbraio dello scorso anno. In primo grado Di Lello è stato condannato a 30 anni di reclusione dalla Corte d'Assise di Lanciano. La difesa, rappresentata dagli avvocati Giuliano Milia di Pescara e Pierpaolo Andreoni di Vasto, ha presentato l'appello, da cui è scaturito appunto il processo di secondo grado. Cambiamo argomento adesso perché andiamo a Teramo per competere a livello internazionale. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e il Molise di Teramo ha deciso di investire oltre 30 milioni di euro in nuovi laboratori e una nuova sede a Collaterrato, prevista anche la ristrutturazione della sede storica e di quelle territoriali. L'obiettivo degli investimenti è soprattutto quello della sicurezza del personale e della sanità animale. Vediamo insieme il servizio. Oltre 30 milioni di euro saranno investiti dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise di Teramo in nuove strutture, laboratori, sede centrale e sede territoriali. Abbiamo fatto degli investimenti importanti, sono previsti qua nella sede centrale solo di ristrutturazione, quasi 4 milioni di lavori sono stati fatti, poi vi farò vedere qualche foto. E quindi un lavoro molto importante che consente all'Istituto di dilatarsi un po', di allargarsi un po', perché alcuni laboratori sono veramente compressi. La sede di Collaterrato cosa andrà precisamente? Ecco, noi abbiamo in parte, anche per i lavori fatti qui e per un mutato contesto finanziario, scelto Consiglio d'amministrazione di delocalizzare, di portare a Collaterrato solo la parte che riguarda l'uso di animali assieme a quelli che già ci sono, perché su ci sono le stalle, su verranno fatte quindi tutta la sperimentazione sui grossi animali, su ci saranno uno stabulario per i piccoli animali, sperimentazione piccoli animali, un lavoro di cui abbiamo già la progettazione, presto verrà fatto il bando, 2 milioni e mezzo di euro, finanziamento masterplan, e su verrà fatta la unità a contenimento biologico. I grandi investimenti previsti dagli ZS Caporale di Teramo hanno come obiettivo principale l'efficienza, la capacità di competere a livello internazionale e la sicurezza negli ambienti di lavoro. Quest'ultima voce è stata particolarmente sottolineata dal direttore Mauro Mattioli dopo che i sindacati hanno recentemente protestato per carenze tecnico-strutturali che determinerebbero saltuariamente la presenza di esalazioni irritanti nocive per il personale. Fare questo lavoro significa mettere in primo piano ovviamente anche la sicurezza negli ambienti di lavoro, ma la bacchetta magica non c'è, e oggi il legislatore prevede che si operi con una valutazione del rischio. Non è pensabile risolvere dall'oggi al domani tutti i problemi, e quindi si fa un documento di valutazione del rischio che si fa
tutti gli anni si adegua e sulla scorta di questo documento si fa poi un piano di miglioramento che si prova con le risorse, con i tempi, con le priorità. Intanto il 24 luglio prossimo scadrà il bando per aggiudicarsi il primo lotto della nuova sede collaterrato, che costerà complessivamente intorno ai 25 milioni di euro. Il sottosegretario alla Giunta regionale Mario Mazzocca ha sottoscritto questa mattina le convenzioni relative agli interventi previsti in 5 piattaforme ecologiche abruzzesi. Il 27 aprile la Giunta regionale ha autorizzato l'erogazione di 4,2 milioni di euro ai soggetti attuatori dei progetti relativi al programma di interventi previsti in 5 piattaforme ecologiche. Vediamo. L'Abruzzo si dota di 5 nuovi e moderni impianti per il riciclo, Mazzocca, è così? Sì, si tratta di 5 nuove piattaforme ecologiche per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti da imballaggio, che completano il novero di 11 piattaforme che costituiscono quella parte di rete regionale del riciclo specificatamente dedicata a questa tipologia di rifiuto. L'investimento complessivo è di oltre 4 milioni di euro, a cui la Regione Abruzzo partecipa con oltre 3 milioni di euro, il cofinanziamento è a carico dei soggetti beneficiari e riguardano in particolar modo 5 realtà della Regione Abruzzo che tendono a coprire l'intero, a completare l'intera disseminazione sul territorio di questo tipo di infrastruttura, in particolar modo una in provincia di Pescara, Loreto Portino, in capo ad Ambiente S.p.A., due in provincia di Chieti, una nel Vastese con il Civeta e un'altra in Frentania con la Ecolan, e due in provincia di Teramo, l'Unione Comuni Val Vibrata e il Monte, proprio Teramo città, riguarda un po' l'intervento complessivamente più importante dal punto di vista quantitativo. Noi abbiamo completato un iter che era stato avviato dalla precedente giunta regionale, in particolar modo dall'ex assessore Mauro Di Dalmazio. A breve sarà evidenziata alla stampa anche l'ultimo dei pezzi del cosiddetto obiettivi di servizio che completano il novero della rete regionale di riciclo attraverso i centri di raccolta. In quella sede noi illustreremo i dati complessivi della rete stessa, che prevedono anche i centri del riuso già in corso di realizzazione, e ulteriori due iniziative, in particolar modo sul tema del compostaggio domestico di comunità, in particolar modo modo destinato alle aree interne, sfruttando delle economie di scala che siamo riusciti a ottenere nell'attuazione progressiva degli interventi. I giovani democratici d'Abruzzo hanno illustrato i due punti generazionali su cui il governo regionale, secondo loro, dovrebbe lavorare nei pochi mesi che lo dividono dalle prossime elezioni. E l'obiettivo per l'appunto dei giovani democratici d'Abruzzo è contribuire al patto di fine mandato egregiamente tracciato da Giovanni Lolli, aggiungendo però due temi di vitale importanza per tutti i giovani abruzzesi: università e spazi in forma giovani. Vediamo. I giovani democratici guardano al futuro, ai prossimi appuntamenti elettorali, ma anche alla fine di questa legislatura, rifacendosi al programma del vicepresidente della regione Giovanni Lolli. Si parla di programmi e anche di priorità, alcune in particolare. Assolutamente sì, noi vogliamo collegarci già al patto di fine mandato citato da Giovanni Lolli, che è stato anche scritto, diciamo, in modo egregio, e vogliamo collegarci con due punti essenziali che sono a noi cari: gli sportelli in forma giovane e l'università. Io mi volevo concentrare un attimo sullo sportello in forma giovane. Ce ne sono già in Abruzzo, sono ovviamente precari, non c'è personale troppo, mettiamola così, qualificato, e vogliamo dare un attimo una rinnovata a questi sportelli, perché sono sportelli nevralgici secondo noi per i giovani abruzzesi, sportelli che dovrebbero comunicare offerte di lavoro, bandi europei, attività di volontariato, Erasmus, promozione di attività culturali, attività turistica, attività sportive. Sono sportelli che a 360 gradi dovrebbero dare un'informazione ampia ai giovani abruzzesi, che non trovano canali istituzionali competitivi. Un'altra priorità è l'università. Per l'università abbiamo immaginato un percorso che ci porti ad aprire un tavolo di lavoro con le associazioni universitarie che fanno riferimento al campo del centro-sinistra, e in cui molti dei nostri ragazzi anche militano all'università, compreso me, quindi l'UDU L'Aquila, l'UDU Teramo e 360
360 gradi a Pescara, per studiare provvedimenti da inserire nel patto di fine mandato e nel programma dei giovani, il programma generazionale per i prossimi 5 anni del centro-sinistra. E a questo tavolo però noi arriviamo con delle proposte già stilate, che sappiamo però essere anche grandi cavalli di battaglia dell'associazione, quali un discorso di regolamentazione sugli affitti in Abruzzo, nelle città universitarie, e una carta servizi di tutti gli atenei abruzzesi che possa mettere in comune la forza dei 3 atenei e dare un servizio veramente regionale per evitare anche una mobilità passiva a livello universitario, che è un grande problema dell'Abruzzo. Torniamo a Teramo adesso. La parata inaugurale della 46esima Coppa Interamnia si è svolta festosa nelle vie cittadine di Teramo, nonostante le limitazioni imposte dall'antiterrorismo. Piazza Martiri blindata e a numero chiuso ha comunque ospitato 3.500 atleti e visitatori provenienti da tutto il mondo, secondo un canovaccio già sperimentato da anni. Tania Bonici Castelli. Grazie a Gigi Montauti per aver trasformato ancora una volta Teramo in una città gioiosa e aperta al mondo. Con queste parole del nuovo sindaco Gian Guido D'Alberto è iniziata la grande notte di festa in Piazza Martiri a Teramo della 46esima edizione dell'Interamnia World Cup. Blindatissima per motivi antiterrorismo, ma comunque partecipata e applaudita da 3.500 persone che, con regolare braccialetto identificativo, sedevano sugli spalti. La parata ha avuto inizio da Corso De Michetti per proseguire lungo Corso Cerulli, Piazza Orsini, Via Capuani, Via Vinci Guerra, Corso San Giorgio e concludersi in Piazza Martiri, dove ad attendere gli atleti c'erano gli sbandieratori e i trampolieri della Compagnia dei Folli. Tante le novità di quest'anno, a partire dal ritorno delle nazionali a Teramo. Nel torneo Interamnia Grand Prix, che si svolge sul campo di Piazza Martiri, si sfideranno infatti 4 nazionali under 20, Italia, Grecia, Israele e Finlandia. Tra le novità del 2018 anche un inno appositamente composto per la Coppa dal maestro Tony Fidanza e un'apposita bandiera disegnata dal grafico Danilo Di Furia, che viaggerà fino all'Himalaya. Grazie all'università poi sono arrivate a Teramo 6 squadre universitarie, 4 maschili e 3 femminili, provenienti da Algeria, Hong Kong, Iran, Afghanistan, Argentina e Palestina, che si sfideranno contro la squadra dell'Ateneo Teramano. Inoltre anche quest'anno è tornato il premio internazionale di videomaking, dedicato alla memoria di Antonio Forlini, uno dei padri fondatori della Coppa Interamnia. Tutto sommato, l'attesa serata inaugurale è andata bene, solo qualche protesta da parte dei commercianti, soprattutto dei bar intorno al centro storico, costretti a rientrare tavolini e sedie per permettere il passaggio dei mezzi di soccorso. Molti di loro hanno deciso di abbassare le saracinesche. La formula della Coppa Interamnia è forse un po' datata e molti pensano che andrebbe rifondata, ma per il momento a Teramo è festa grande. Da Teramo ci spostiamo a Chieti, perché nonostante i tagli e le difficoltà economiche, nel centro di Chieti torna la settimana mozartiana, nell'ambito della quale sarà anche consegnata alla città la medaglia d'oro al valor civile per l'accoglienza agli sfollati durante la Seconda Guerra Mondiale. Ascoltiamo l'intervista all'assessore alla cultura del comune di Chieti, Antonio Viola. E partiamo dal 10 con il salotto letterario a Piazza Gibivico 10 e 11 e con le visite guidate al Teatro Marruccino e con delle mostre abbastanza significative nel nostro Museo Barbella, per poi passare appunto al 12 con la cerimonia della consegna della medaglia d'oro alle 17.30 presso il Teatro Marruccino e con un concerto alle ore 21 a Piazza San Giustino. Dopodiché ci sono altri momenti abbastanza significativi. Il 14, sempre a Piazza San Giustino, avremo l'Orchestra Sinfonica Abruzzese e ci sarà anche la partecipazione di Michele Mirabella. Poi il 15 avremo un altro concerto a San Giustino con il maestro Di Battista e poi si concluderà la settimana mozartiana con un concerto della Filarmonica del Lussemburgo, omaggio a Beethoven, che è questo concerto che si terrà appunto nel Teatro Marruccino il 17. Apriamo adesso la pagina dello sport, partiamo con la Serie B e con il Pescara, perché è il giovane Mirko
Antonucci, l'ultima idea del Pescara per il reparto avanzato. Il giovane della primavera della Roma sembra essere entrato nei radar della società biancazzurra. Nella giornata di ieri infatti era in programma un incontro tra il club abruzzese e la società giallorossa. Il procuratore di Antonucci, giovane talento che nella passata stagione ha debuttato con la maglia giallorossa sia in Serie A che nella Champions League. Operazione non semplice, con diverse altre squadre che chiedono il giocatore in prestito, ma il Pescara ci prova. Antonucci non è l'unico profilo giovane ma di prospettiva osservato, perché il Delfino vorrebbe Gianluca Scamacca del Sassuolo, che giocherà l'europeo Under 19 insieme a Cristian Capone, altro profilo che i biancazzurri vorrebbero riportare in riva all'Adriatico. Sempre per quanto concerne il reparto avanzato, la società biancazzurra sta cercando di concretizzare i tanti discorsi messi in piedi e che in questo frangente però sembrano tutti in salita, a partire da Federico Melchiorri, che vedete nelle immagini, che lascerà Cagliari ma per accasarsi molto probabilmente di nuovo a Carpi. L'obiettivo del direttore sportivo Luca Leone è Gaetano Monachello, ma anche arrivare al giocatore di proprietà dell'Atalanta non sarà semplice, con Bonazzoli che dovrebbe accasarsi a Padova. Non sono molte le alternative a disposizione. Per quanto riguarda invece altre operazioni molto complicate, Gennaro Tutino, che il Delfino ha sondato per primo, sembra essere indirizzato altrove, con il Carpi e il Frosinone che sono in una posizione di vantaggio. Il Pescara spera di ribaltare tutto, ma non sarà affatto semplice. Per quanto riguarda infine la situazione legata a Francesco Zampano, in questo momento i discorsi con il Genoa sono in fase di stallo e senza l'uscita dell'esterno non può partire il maxi scambio che dovrebbe portare in biancazzurro Piamozzi a titolo definitivo e anche lo spagnolo Asensio. Scendiamo in Serie C, andiamo in casa del Teramo. Incontro in comune a Teramo con il neosindaco Gianguido D'Alberto tra il presidente del Teramo Luciano Campitelli e il gestore dello stadio Bonolis Sabatino Cantagalli. Trattativa a buon punto con il Diavolo, che potrebbe avere la gestione stagionale dell'impianto di Piano Daccio. Ascoltiamo. Sindaco, quest'oggi primo incontro con la Teramo Calcio e il gestore dello stadio. Sul piatto c'è un nuovo tipo di accordo per quanto riguarda l'impianto prettamente sportivo, diciamo, a favore della Teramo Calcio. A che punto siamo? Questo primo confronto è stato utile proprio per prendere atto di quelli che sono i rapporti tra i due soggetti e per valutare fin da subito con gli uffici quelle che possono essere le strade ottimali per consentire una gestione ottimale dell'impianto a servizio della città e per consentire anche alla Teramo Calcio di poter svolgere appunto il suo ruolo centrale che assume per l'intera comunità teramana, anche per un rilancio un po' sia dell'impianto ma anche appunto del futuro della Teramo Calcio, che sta a cuore oltre che a me ma all'intera città. Presidente, questo primo incontro con il sindaco questa mattina com'è andata? Possiamo tracciare un primo bilancio? Bene, bene, positivo, ci ha accolto molto presto, ha ascoltato e penso che ci sia la volontà da parte sua, poi giustamente dovrà anche riferirlo a un consiglio e i tempi tecnici, io credo che la cosa si potrà chiudere a breve, perché facciamo un bene per la città, un bene per tutti, e mettiamo a reddito un prodotto che è quello stadio, che possa portare qualche beneficio un attimino a tutti, perché lo mettiamo a reddito. Abbiamo le volontà, adesso giustamente abbiamo rappresentato alla figura del sindaco per un doveroso rispetto a quali erano le nostre volontà, adesso il sindaco studierà il caso, chiamerà le persone competenti a venirci incontro e a studiare bene qual è la soluzione tecnica per raggiungere l'obiettivo comune che ci siamo proposti. Oggi è stato richiesto un percorso diverso, ha visto me totalmente convinto anche di questo, chiaramente abbiamo sopra di noi un comune che è il vero effettivo proprietario dello stabile, a cui dobbiamo rendere conto delle nostre azioni e come impostare al meglio questa fattiva collaborazione. Tanto mercato in Serie D, soprattutto per le squadre abruzzesi. La formazione più attiva è il Pineto, che ha appena ufficializzato Siena e Villanova. La Vastese, aspettando Vittorio Esposito, ufficializza D'Alessandro. Conferme ad Avezzano e Giulianova. Stop invece tra Bruno Conti e l'Aquila. Vediamo.
Grandi movimenti per le formazioni abruzzesi in Serie D. Nelle ultime ore letteralmente scatenato il Pineto, attivissimo sia nelle conferme che nei nuovi ingressi. Dopo l'arrivo di Saverio Pedalino per il reparto avanzato del giovane Fargione per la porta, ieri sono arrivati i prolungamenti dei rapporti con Esposito e Marianeschi a centrocampo, mentre partirà Nicolas Zane, appetito dal campo d'Arsego. Il patron Brocco però non si ferma qui, perché sono ufficiali gli arrivi di Ferdinando Sieno, che la passata stagione ha giocato all'Aquila, e Marco Villanova, attaccante del 91 della Triestina. La conferma di Tomassini chiude o quasi il pacchetto avanzato della formazione biancazzurra. Il direttore generale Gianmarino adesso si concentrerà anche su altri reparti. Tempo di conferme dopo la presentazione dello staff tecnico a Giulianova. Il DS Nicola D'Ottavio e il presidente Bartolini ripartiranno da una base solida, quella per intenderci che ha conquistato la Serie D. Giocheranno in giallorosso anche il prossimo anno Tozzi Borsoi, Del Grosso, Fuschi, Vitelli, Di Paolo e i giovani Balducci, Antonelli e Barlafante. Adesso si partirà con gli ingressi per mettere a disposizione del tecnico Nico Stallone una rosa il cui obiettivo sarà quello di una salvezza tranquilla. Aspettando Vittorio Esposito invece a Vasto, per il momento accolgono Matteo D'Alessandro, un rinforzo per Palladini di sicuro affidamento. Classe 1989, vanta 46 presenze in Serie B con le maglie della Regina e della Pro Vercelli, 76 in C con Reggiana, Cuneo, Monza, Patria e Lumezzane. Nella seconda parte della scorsa stagione è stato in D con Labano. D'Alessandro può ricoprire più ruoli e sarà pedina fondamentale nello scacchiere di Ottavio Palladini. Ancora confermi in casa Vezzano, rimarranno in biancoverde anche il difensore centrale Lucas Bardella e il centrocampista Lorenzo Bianciardi. Queste ufficialità arrivate nella giornata di ieri. Nella tardissima serata invece è arrivato anche l'accordo con l'esterno d'attacco Saverio Pellecchia. Mercoledì prossimo ci sarà la firma del prolungamento allo stadio dei Marsi al rientro del giocatore dalle vacanze estive. Dietro fronte invece di Bruno Conti in casa L'Aquila, il dirigente della Roma che nei giorni scorsi era stato nel capoluogo abruzzese insieme a Gianluca Ius intervistato in esclusiva dal quotidiano Il Messaggero, stoppa la collaborazione che avrebbe dovuto riguardare anche il club giallorosso, una collaborazione tecnica che secondo il direttore generale della Roma Baldissoni sarebbe dovuta essere solo un'attività personale di Conti, slegando ogni discorso dai capitolini. In casa Francavilla infine di qualche giorno fa la notizia dell'ultimo arrivo De Costanzo, attaccante classe 95, dopo il rinnovo di Baregas si cerca un portiere che possa sostituire il partente Fargione. E a proposito di Serie D e di mercato, notizia degli ultimi minuti, l'Avezzano ufficializza il colpo Jonathan Alessandro, lo vedete il giocatore di origine argentina di 31 anni con doppio passaporto argentino e italiano, nell'ultima stagione ha giocato nel Delta Porto Tolle proveniente dal Campobasso, ma i tifosi del Chieti lo ricordano bene perché nella stagione 2011-2012 indossò proprio la maglia neroverde. Alessandro sarà presentato in una conferenza stampa lunedì, dunque nel primo giorno della prossima settimana, e ovviamente va ad innestarsi su una rosa già molto competitiva, quella messa insieme dal presidente Gianni Paris. E con questa notizia chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ricordo che tutti i servizi sono sia sulla nostra piattaforma YouTube che sul nostro sito www.tv6.it. Prossimo aggiornamento con il TG6 alle ore 19. È tutto, buon pomeriggio.